γεννάνε. Δεν υπήρξαμε και ενώ το κόρε να μας δέρνει con la speranza che ci fa dire ritroveremo questi amici, ritroveremo le persone care. Come dire, io non voglio andare dentro a mio padre, mia madre. Chi è che non ha questo dentro il proprio cuore? Si è voluto bene anche soltanto così. Allora quando diamo la benedizione a un qualcosa che non c'è più, a un qualcuno che ci manca, e queste lapide ricordano questo, anzi ricordano altre persone, vedete quelle più piccole sopra, che hanno fatto qualcosa perché questa memoria non morisse già allora. Ecco, direi che la memoria è granata allora. E questi sono i segni. Poi la provvidenza ha fatto in modo che qualcuno, ecco l'idea, radunasse questi valori, non li facesse perdere. Poi che arrivano un pollaio, che l'importante è che arrivi. Ma soprattutto l'importante è che noi continuiamo ad avere questi sentimenti, perché queste sono le cose che ci uniscono, no? Non sono le lapidi in sé, anzi, le lapidi in sé le accantonano in un pollaio e non sono scala. Il vero museo siamo noi, che siamo persone viventi, non le cene. Non è il museo delle cene, è il museo delle persone vive. E allora, dando questa benedizione, direi proprio un quest'acqua particolare, e poi con questa Madonnina, poi metterete, non portarla via tu, no. Tutti i cariati e poi le porti lì. Diamo un segno cristiano, diamo un valore a un qualcosa che ci proietta più in là. Il Signore sia presente, benedica questa realtà che ricorda la nostra storia, ma soprattutto benedica.